Ciao a tutti, eccoci finalmente tornati su Chrono Trigger. E come avevo detto nell'ultimo video, non lo sto più gestendo in maniera continuativa il gioco, ma comunque non mi va di abbandonarlo, mi piace giocarlo. E nell'ultimo video, appunto, avevamo da scegliere fra tre possibili destinazioni. Le montagne mistiche, 65 milioni di anni fa. Il Protodom, 2300 anni fra. E il villaggio Medina di 1000 anni. Cioè, a 1000 AD. Comunque noi, se non sbaglio, dovremmo essere intorno al 600 quando iniziamo a giocare. Andiamo al villaggio Medina e vediamo che succede 400 anni dopo. Già iniziamo bene. Dentro casa ci sono dei mostri che ci hanno sempre attaccato. Noi usciamo dall'armadietto delle pentole. Quindi uscite dall'armadio, fuori da casa mia. Se ne deve uscire dall'armadio ogni ora. Che vuol dire ogni ora? Poveri disgraziati, c'hanno un varco dimensionale dentro l'armadio di casa. Quindi siamo 400 anni dopo la guerra, a quanto pare mi sembra di capire che comunque questa dovrebbe essere una città gestita, cioè sembra veramente la nostra città iniziale, ma non si capisce bene se abbiano conquistato o qualcosa di simile. Comunque qui siamo nella piazza della città. Stanno facendo un ballo rituale in onore di Magus, il nostro acerrimo nemico che ancora non abbiamo visto tranne che in statua. E va bene. E stanno pregando barra dedicando la loro adorazione, appunto, Magus è al suo intento di risvegliare la creatura che abbiamo visto nel video nei computer del futuro, quello che avrebbe praticamente distrutto tutto. Quindi non penso che sia una buona cosa. Allora, vediamo qui invece cosa abbiamo. Non vendo agli umani, insistiamo. Attenzione, boss. Oh. Combattimento dentro il negozio. Il contrattacco funziona perfettamente. Ora come ora, ogni attacco è stato un contrattacco. Ottimo. Sempre, se non vi ricordate perché questa cosa, nei video passati, insomma, potete vedere e farvi un'idea. Va bene, vi vendo qualcosa. Beh, l'abbiamo convinto con le cattive. Mamma di ferro, 16. Sciabola 37. Oh, ma qui ci andiamo leggeri con i prezzi. Le armi e gli oggetti sono molto buoni, però i costi sono sfondatamente esagerati. Cioè io ho 10.000, queste le cose le vendo a 65.000. Va bene. Pensavo di aver fatto sconto a degli umani. Puh, Crasto! Che è un augurio di lunga vita e prosperità questo che io ho appena fatto. Locanda, vediamo qui com'è la cosa. Niente, stanze agli umani. Va bene, va, ho capito. Andiamocene. Oltretutto,
No, cos'è questo? Rovine. Questo boschetto, cosa? Ok, abbiamo preso l'etere. Che cos'è questa piramide? Vabbè, lo scopriremo più avanti. Continuano i misteri di questo gioco, aumentano. Ho perso il filo. Cosa vi dovevo dire? Porca miseria. Ah, ecco. Sì. Niente, mi ero perso nei miei pensieri. E che vi stavo dicendo? Sì, il problema, diciamo, di questo gioco è che per i suoi tempi, o comunque, insomma, potrebbe essere paragonato ad un vabbè, terminone open world. Comunque, insomma, c'è una grossa libertà di scelta delle destinazioni. In pratica, noi volendo possiamo, arrivati al punto in cui siamo, ci possiamo muovere un po' dappertutto. Come avete visto, insomma, avevamo tre scelte. Però non è detto che queste tre scelte siano completamente risolte una volta che le affrontiamo. Perché ad esempio come in questo caso ci sono tanti piccoli enigmi che magari ci costringeranno a tornare indietro in un secondo tempo. Ma anche prima, quando eravamo al castello, quando abbiamo salvato Marle la prima volta, abbiamo trovato delle casse speciali che si potevano aprire solo più avanti, ma anche nel futuro ce n'erano altre. Insomma, ci sono tantissime cose tra misteri, piccoli enigmi e cose da fare per poter progredire nel gioco. Molte saranno solamente oggetti, armi ed equipaggiamenti migliori, altri saranno dei veri e propri punti di svolta per la trama. Nel frattempo mi sono comprato qualcosina dal negoziante che stava in casa e vediamo che cosa succede. Qui abbiamo il sottoscala, non c'è nulla di particolare, mi sembra. Questo probabilmente sarà il suo laboratorio dove lavora e crea le armi che ci vende. È vuoto, è strano, insomma. Mi aspettavo qualcosa in più. Allora, entriamo alla cava. Chissà che cosa troviamo qua dentro. Morte agli umani e quando mai? Cioè, ovviamente non poteva non esserci un attacco. C'è qualcuno che mi venisse a dire: complimenti, ben arrivato, ho deciso di offrirti una tazza di tè. Altra cosa interessante, come potete sentire, di sottofondo c'è un rumoraccio infame che sarà una costante, è una costante di tutto questo schema. Quindi vi faccio sentire solo ora quello che è il sottofondo di questa grotta e poi penso che toglierò tutto l'audio ronzante. Un'anfora lanciapolipi, mostro interessante, che comunque è la gin bottle, ok, la bottiglia del genio, tecnicamente, che in questo caso non ci lancia geni, ma ci lancia dei polipetti abbastanza fastidiosi, che hanno il potere di accecarci. Difatti, ora come ora, Crono non vede più nulla e quindi la possibilità di attacco sarà decisamente ridotta. Quello che stavo dicendo prima della possibilità di muoversi liberamente, andare un po' in giro di qua e di là per le diverse zone temporali, implica anche un problema non da poco.
ci possiamo imbattere in zone dove i nemici sono decisamente molto più potenti di noi. Ad esempio, se vedete, io ho fatto qualche livello in più, mi sembra. Vabbè, comunque sono ancora di livelli bassi, perché i personaggi sono più o meno intorno al 13° livello. Ma sono abbastanza duri questi mostri tattici, non sono delle battaglie facili. Questa bottiglia è in grado di rubarci punti ferita e rigenerarsi. Ok, e abbiamo risolto per ora. Un attimo di cura che ci vuole sempre. Carino questo sotterraneo con cascate, fiumi e torrenti. Sì, che cosa sono? Tempurite. Sembrano degli scarafaggi, degli scarabei con dei corni. Che fate? Che animazioni improbabili. E intanto sono belli potenti, perché sto prendendo uno ad attacco. Non va bene. Vediamo se con una mossa speciale gli faccio più danno. Niente. Mi sa che qui bisogna andare per forza di tecniche un pochino più potenti. Questa è molto carina, la mossa combinata tra robo e lucca. Adesso pugno atomico di fuoco. Un po' alla Mazinga. No, Mazinga non aveva pugni atomici di fuoco, però i pugni atomici sì. Devo trovare un modo per raggiungere quel fiumiciattolo, almeno quelle scalette. Chissà dove ci portano. Ah, prima due erano complicati, ora quattro. Vediamo. L'unica cosa è andare subito di mosse speciali. Perfetto, e due in meno. Già, la cosa si è ridimensionata, la situazione. Continuano le animazioni improbabili di questi mostri. Non ho capito neanche l'utilizzo di questa mossa, cioè non so, non capisco neanche cosa stiano facendo. Proviamo col fulmine. E qui la magia come se fosse acqua. Se ne sta andando via continuamente. Vabbè. Vediamo dove arriviamo. In caso scappo e torno indietro. Invece sono dei mostriciattoli sferici, sono i Roly Poly, che se non sbaglio all'inizio del gioco erano quelli verdini che i goblin, sì, sono quelli verdini all'inizio del gioco che i goblin si prendevano, usavano come pallone.
sconfitti anche loro. Lucca si è guadagnata il suo livello in più. E qui cosa abbiamo? Vediamo dove arriviamo. Già ci sono i pipistrellozzi che stanno per attaccarci. Eccoli qui. Pipistrelli di caverna. Fortunatamente quell'attacco non è mai entrato, quindi non so cosa faccia. Immagino niente di buono comunque. Cerchiamo di eliminarne un po'. Niente, solo uno, peccato. Anche qui solo uno. Vabbè, attacchiamoli singolarmente, magari. No, 8. Schifo. Il lanciafiamme di Lucca dovrebbe essere forse un po' più potente. Soprattutto sono riuscito a prendere tutti e tre, almeno questo. Mi sto facendo troppo poco danno. Mi sa che devo fare o un po' di farming di livelli, farming termine proprio da esperto di MMO. Yeah, farming comunque, per chi non lo sapesse, viene da farmare, cioè o to farm, quindi praticamente allevare o coltivare, insomma fare un pochino la fattoria, se vogliamo definirlo. Quindi mettersi lì, uccidere mostri o comunque sviluppare, raccogliere punti esperienza, soldi, oggetti, insomma il termine più o meno è questo, spiegato alla buona. Livello 14, 13 e 14, insomma sono ancora basso di livello, decisamente molto basso, quindi può essere che magari mi delizierò e mi diletterò a fare appunto delle sessioni. Sicuramente non ve le faccio vedere, sarebbero troppo pallose solo stare in giro qui ad ammazzare mostri, però magari un pochino di livelli vorrei guadagnarli. Penso decisamente che sia la soluzione migliore, quindi ora vediamo se trovo qualcos'altro qui lungo la strada. Ah, lì c'è un altro tesoro. Allora, è probabile che, se lì c'è un salvataggio, è probabile che io al fine di questo sotterraneo finisca nel fiume, e nel fiume io debba riuscire a salire quella scala per poter poi... Lì c'è il punto di salvataggio, più avanti probabilmente ci sarà il mostro, o comunque ci sarà qualcosa di fine, l'obiettivo di fine mappa. Qui è chiuso, vediamo cosa c'è dall'altro lato. Oh, altri mostriciattoli rotolanti e un'altra cassa di tesoro. Facciamoli fuori, vediamo se riesco a eliminarli velocemente. Vabbè, proviamo su di lui, vediamo che effetto fa la mossa base. Niente, cioè, un po' di danno, ma niente di particolare. Almeno Fire Punch ne pigliamo due, li dovremmo eliminare. E di fatti li abbiamo fatti saltare per aria. Ah, questa più effetto ha avuto, 106. Devo rivalutarla quella mossa. Di solito ne colpisce uno sempre in... cioè colpisce i personaggi in linea, i mossi in linea retta, quindi magari... Ah, c'erano i pistelli, non li avevo visti. Vabbè, altri tre da tirare giù. No, ma diciamo, quella mossa colpisce in linea retta, quindi o i nemici si trovano sulla giusta traiettoria o è abbastanza inutile, che al massimo ne colpisce uno. Mi aspettavo effetti maggiori.
Scusate, ma un po' di tosse. Il clima non è per niente amichevole. Nella calda e assolata Sicilia, in questo momento preciso, si muore di freddo. E con 3 di danno abbiamo eliminato il pipistrello. Ok, ora vediamo che cosa abbiamo trovato in questa chest. Una sciarpa. Beh, buono, per il freddo che c'è, mi sembra una cosa giusta. Allora, ok. La sciarpa ci dà magia più 2. Diamo la lucca. Penso che serva parecchio. Almeno così, con magia più 2, dove i suoi attacchi magici fanno più danno, sicuramente. Perfetto. Ora, via. Usciamo da qui. La caverna è abbastanza resistente ai nostri tentativi, quindi penso che sia un buon posto per far soldi, livelli, magari un pochino di oggetti, se i mostri ci aiutano droppando qualcosa, cioè lasciandoci qualcosa di utile. Ora il problema è: dove vado a recuperare io? Perché ho bisogno di riposare e riprendere appunto HP ed MP. Casa di Melchiorre, il venditore d'armi, mi sembra che qui non dovrebbe esserci nulla. Letti non ce n'è, lui ci vende solamente gli equipaggiamenti prima di entrare in missione. Quindi al villaggio non ci posso andare, anche perché il tizio non mi vuole far dormire. L'unica cosa che rimane è andarcene di nuovo alla fine del tempo. Almeno lì c'è la possibilità di non solo di salvare, ma anche di recuperare. Eccoci arrivati. Ragazzi, con questo è un'ottima occasione per terminare il video. Vi saluto, vi abbraccio e vi ringrazio per aver visto questo mio nuovo lavoro. Spero che Chrono Trigger vi possa piacere almeno un po' di più, magari la trama migliora. Cioè, insomma, andando avanti nel gioco può essere che la situazione migliori, quindi vi piacciono magari un po' di più questi video. Ragazzi, arrivederci e ciao a tutti da Massimo.